Signore e signori, eccoci qua tornati. Io sono Trenas e sono qua sempre affiancato dal carissimo Kerren. Ragazzi, ragazzi, che bella partita di riscaldamento che per i mondiali abbiamo visto. Sì, devo dire che se qualcuno di voi avesse ancora dubbi sul fatto che la Corea sia qui per vincere, dubbi dissolti come un... niente, davvero. Mata ha letteralmente appena smurfato in faccia al Team Liquid, distruggendo le speranze di vittoria di un Team Liquid tutti che, ripetiamo, ha giocato bene. Tutti il Team Liquid ha perso male giocando bene. Quindi ti viene un attimo da pensare... Sto pensando alle parole di Caster Jun a inizio trasmissione, dove ha detto... Per consolare le altre regioni, noi continuiamo a dire che il gap si stia chiudendo, ma non è vero. Si vede. È difficile prendere per ironiche certe parole dopo una partita del genere. Davvero, è una differenza talmente grande che è imbarazzante. Prossima partita invece vedrà Edward Gaming contro Mad Team, quindi terzo seed cinese dagli LPL che si è guadagnato l'ingresso con la fase di play-in, li abbiamo visti vittoriosi. Contro il Mad Team, secondo seed dagli LMS, che invece si trovava già tranquillo al group stage. Allora, cosa aspettarci da questa partita? Onestamente, molti vanno a sottovalutare il Mad Team semplicemente perché è poco conosciuto. È letteralmente un... Ehi, io ho sentito parlare di A, ma non ho sentito parlare di B, quindi vuol dire che A è più famoso di B. Non è così. Semplicemente no. Gli LMS sono un circuito che passa abbastanza in sordina. Infatti molti non avevano neanche mai sentito parlare dei G-Rex. Bellissimi. Che invece hanno guadagnato tranquillamente il loro accesso alla fase di group stage. E in un girone in cui... Vabbè, poi parleremo del loro girone, ecco. Parliamo del Mad Team. Mad Team arriva come secondo seed degli LMS subito dopo i Flash Wolves, che ormai sono abbonati come primo seed. Quello non è un problema. È una fissa la loro, non puoi mai toglierli dal primo seed. Normale, associazione storica. Per quanto molti diano gli Edward Gaming come vincitori assoluti di questo matchup, penso che i Mad Team possano spuntarla in realtà. Su una best of one è possibile. Esatto. È possibile in una best of one. Ricordiamo il formato andata e ritorno. C'è una partita di andata e poi quella di ritorno. Girone all'italiana. Ogni team, ogni gruppo si gioca contro tutti quanti una e due volte. E forse la prima hanno una sorpresa in serbo, qualcosa. Ma anche un po' di formaggio. Sono gli LMS, capisci? Ok, gli LMS sono storicamente una regione abituata a giocare con qualsiasi tipo di arsenale pur di portare a casa la vittoria. L'abbiamo visto con i Flash Wolves lo scorso mondiale, anche l'abbiamo visto all'interno del Mid-Season Invitational, l'abbiamo visto adesso, lo stiamo per vedere. Non sappiamo se lo stiamo per vedere o meno, ma ce lo possiamo aspettare. Parlando dei Flash Wolves, Sword Art ha preso un ranking all'interno della top 20 enorme, quindi gli analyst danno veramente tanta, tanta fiducia a questa regione competitiva. Regione competitiva che ormai è a pieno diritto una delle regioni maggiori, non stiamo qui a prenderci in giro. No, no. Gli LMS ormai, Taiwan, ricordiamo LMS, regione taiwanese come campionato. Sud-est asiatico generico, Taiwan è il fulcro principale. Sì, per quanto sud-est asiatico sia proprio una regione a parte, LMS è specifica e parlando no, di sud-est asiatico a parte, Taiwan è proprio gli LMS. Tranquilli ragazzi, è mattina per tutti, ma parlando degli LMS, effettivamente abbiamo una peculiarità. Sono circuiti monoregionali, quindi di conseguenza anche un team come il Mad Team ha solo giocatori taiwanesi. Questo alza il livello di comunicazione, alza il livello di fiducia reciproca, le capacità di allenamento in sede e qualsiasi altra cosa si voglia, abbatte i muri all'interno di un team. Ed è questo che ti permette di giocare in comfort queste strategie un po' cheesy, un po' formaggiose. Un po' come la tua giacca, che oggi devo dire che è sul cheddar radioattivo spinto. No, dai, per ora è un giallo ancora più... Cheddar radioattivo. No, il cheddar è arancione. Non quello radioattivo. Non ho mai visto il cheddar radioattivo. Ecco, e allora, voglio dire... E tu sì? Certo. Ah, Se no come faccio a fare... Ah, per questo sei calvo. Comunque, tornando al discorso, EDG contro MAD non è assolutamente un matchup. Dai, hai la barba e pensa, io ho 27 anni, sì, ho 27 anni e non ho un grammo di barba. Comunque, al di là di disamine sulla peluria facciale, quello che possiamo aspettarci è dal lato dei MAD qualcosa di folle, come dice il loro stesso nome, mentre lato EDG, devo dire che una delle cose che mi ha portato a sfiduciare questo team anche sui miei pick cam, secondo me gli EDG non passeranno, dico la mia, perché li abbiamo visti molto capaci dei picchi alti molto alti con i boy e scout che sono a livelli enormi,
ma anche dei picchi molto bassi durante il play-in. Non so se effettivamente questo dipenda da una loro volontà di giocare al 50% i play-in, dipenda dalla necessità di voler nascondere le proprie carte in funzione di quello che poi sarà un group stage, o se effettivamente ci sarà over su Vayne e Draven con le summoner da discoteca. Mi sembra un buon inizio da parte degli Edward Gaming. Mettiamola da subito e non ci pensiamo più. No, Xayah. In verità quello è il setup di Hecarim top lane per Rey. Ok. Ma come, non ti piacerebbe? Tra l'altro abbiamo I-Boy contro un I-Boy da parte dei Mad in corsia centrale. I-Boy contro Uniboy. Uniboy Jace, quanto mi piacerebbe vedere Jace lungo questo mondiale, ma dubito arrivi in questo momento. È necessario mettere dalla propria Gragas perché Kindred non è stata bannata e quindi hai bisogno di qualcosa che la vada a gestire. Rakan ovviamente selezionato per rimuoverlo dalla compagnia di Xayah. Giustamente vai a tenere sotto controllo la situazione in corsia inferiore. Edward Gaming che ora possono rispondere con il pick del jungler e il support, giusto per non dare informazioni agli avversari. Leona? Contro Rakan va molto bene come pick. Assolutamente, e infatti viene lockata. L'aggressione da parte di Edward Gaming si... Che cos'è? Twitch in giungla. Perché no? Arrivati a questo punto sarebbe divertente, ma dubito che andranno a lockarlo. Adesso lo lockano e rido. Dubito che andranno a lockarlo, vero? Sta ridendo. Sarà Syndra. Per fortuna avremo un pick umano invece che qualcosa di devastante per le nostre solo Q. A me fa piacere rivedere Syndra. Era scomparso come pick per un lungo periodo. Ultimo buff l'ha aiutata, ma nessuno la selezionava. E guarda un po' adesso invece, gli asiatici che tirano fuori questa selezione più e più volte. Contro un tank support invece vai a mettere Ezreal, ed Ezreal viene lockato. Sarà lui il tiratore per la corsia inferiore del Mad Team, che con la build a doppio goccia per ora può reggere in parte lo scaling degli Edward Gaming, specialmente se vai a itemizzare verso un guanto del gelo. Quindi una capacità di self peel enorme da parte sua nei confronti di un posizionamento frontale e aggressivo da parte di Leona. Ricordiamo, questa è la 8.19 e per tutto il torneo giocheranno sulla 8.19. Non sta per arrivare Ezreal reworkato all'interno dei peccato mondiali. Però è arrivato stamattina sui server live. Sì, quindi divertitevi. Stesso setup di rune, ragazzi, non è cambiato niente. No, letteralmente non è cambiato nulla, proprio nulla. È più figo. Molto. Ha più gradi di libertà e ha più espressioni facciali. Bannato Lee Sin per Haro? Così tanto rispetto nei confronti del jungler degli EDG verso le capacità da early game, mentre viene bannato Darius da parte degli EDG. E Darius, ricordiamo, essere stato buffato nella 8.19, quindi essere una minaccia per eventuali tank sulla corsia superiore. A questo punto mi aspetto qualcosa come Ornn o Sion. Viene bannata anche Camille da parte del Mad Team, quindi cercano di tenere sotto controllo Haro. Ma di campioni in giungla ce ne sono ancora. La cosa che mi fa strano è il logo pick. Il logo del Mad Team, che sembra praticamente il logo di una band punk messa insieme da ragazzi di 14 anni che hanno ascoltato un po' troppo Avril Lavigne in vita loro. Però vabbè, al di là di queste discussioni sui loghi che avremo modo di fare in separata sede, abbiamo il ban su Sion. Come ti dicevo, non vogliono giocare lui. E perché non Cho'Gath? Zoe? Viene selezionata Zoe da parte di Uniboy per andare a gestire questa Syndra. Uniboy con Zoe. D'accordo? Molto pericoloso come pick contro Syndra. Considerato quello che è il salto nel portale, è molto prevedibile per Syndra andarla a gestire. Puoi piazzare degli stun perfetti. E il ban di Sion mi ha fatto pensare a Ornn. Ma voglio un ingaggio brutale. L'abbiamo detto all'unisono, appena c'era da pensare a un top laner. Quando banni Darius, prendi Ornn. Per forza. Devi per forza di cose andare per quello. Adesso, quando vuoi andare a bannare un Sion successivamente, Mad Team ti prende Yasuo top per Liang. Olaf da parte di Haro, molto bello. Ci stavo pensando prima a quali fossero i possibili jungler. Olaf era una possibilità, pericoloso in certi versi, ma vai a tenere sotto controllo quelli che sono i controlli. Sono strano, ma neghi quelli che sono i controlli avversari. Gragas lo ignori, Rakan lo ignori, Cho'Gath lo ignori, Zoe la ignori. Adesso la mia domanda è: il support del Mad Team lo chiamiamo Kay, come lo chiamano tutti, o K? K. Sì. Spam di K aggressivo per K. Però Kay. Allora, si chiama Kay, ragazzi. Si chiama Kay. Quindi
Però K è così più divertente. Andranno a selezionare Cho'Gath, quindi tank contro tank per la corsia superiore, considerando che il tank del Mad Team scala meglio. Sarà Cho'Gath, il ciccione del vuoto, a prendere il sopravvento sul lato superiore della mappa. E quindi abbiamo le formazioni al completo: Edward Gaming contro Mad Team, Ornn contro Cho'Gath. Io Cho'Gath contro qualsiasi altro tank preferirò sempre Cho'Gath. Io invece do un favore a Rei per il semplice fatto che ha Aro in giungla. Arriva Olaf in corsa superiore, basta che Ornn piazzi una singola combo di controlli e quello è un Cho'Gath morto, 100%. Cioè, capisci che quando sei in un universo in cui hai un tank e un bruiser che possono ingaggiare su un tank senza mobilità, e il tank senza mobilità è proprio triste, ma proprio triste, triste. A meno triste. Che quel tank senza mobilità non vada a iperscalare stranamente sia sulla compagine difensiva che su quella offensiva, perché i suoi danni puri scalano su quante stack di HP hai preso. Stai parlando degli EDG. Sto parlando di Cho'Gath. Stai parlando degli EDG contro, che letteralmente possono asfaltare quel Cho'Gath e non fargli nemmeno giocare la corsia. Ci sono diverse possibilità e sono davvero curioso di vedere questa partita come andrà a sciogliersi poi sulla landa. Tra l'altro il Mad Team gioca con il sosia di Uzi. La cosa è molto comoda, perché a seconda delle necessità potresti far giocare Uzi al suo posto, nessuno se ne accorgerebbe. Lo paghi bene, magari lo prendi come mercenario. E quindi, ladies and gentlemen, si sta per entrare sulla landa degli evocatori ancora una volta. Seconda partita di oggi, Edward Gaming contro Mad Team. Da casa vi ricordiamo che con i vostri hashtag potete esprimere le vostre preferenze per l'uno o l'altro team. Quindi hashtag EDGWin contro hashtag MADWin. E il tuo hashtag a chi va, caro mio? EDGWin. Sì, hands down, proprio. Per quanto Zoe sia interessante come pick nei confronti di Syndra, almeno per la fase di corsia, ho un genuino disgusto nei confronti di Ezreal e quindi... Più che altro non scalerà mai bene quanto una Xayah. No, più che altro proprio stop, basta giocare Ezreal. In generale. Ma dai, non l'hanno giocato così tanto durante questi mondiali. No, in generale proprio. Il play-in è stato molto trasparente, cioè non l'abbiamo mai visto. Quanti vedremo, pick ha avuto? Vedremo. Comunque... No, sai quella è la cosa, che se vincono gli EDG vuol dire che la mia prediction è andata a buon fine. Se vincono i Mad vuol dire che i miei pick M prendono punti e quindi per me è una win-win situation. Vado proprio sul sicuro, sullo psicologicamente stabile. Che detto da me psicologicamente stabile è un parolone, però vabbè. Meiko e iBoy vogliono difendere la giungla da parte... Breeze e Kay cosa vogliono fare? Meiko, semplice lume. Piazza visione che viene lo subito tolgono. Rimossa. Uniboy con il vantaggio in farm sulla corsia centrale. Ci fanno subito vedere il gold. Guarda, Ezreal ha preso una sacca dalla cleptomanzia intanto. Sì. Quella è grossa. Inizia 100... con 110 gold la corsia. E 105 gold, perché va andato a segno un altro colpo mistico. È il terzo, è il terzo. Sono 115 gold nel suo inventario attualmente. Salute. Arriva l'ingaggio, Meiko! La parte di Meiko a livello 1 con iBoy che ha il tempo letale, normale. Vuoi questa aggressione di livello 1? E parlavamo di Zoe contro Syndra che fatica Zoe. Uniboy ha già perso 200 HP. Così. In realtà sulla carta dovrebbe faticare Syndra e questo è il problema. Sulla carta? Sì. Poi ti ricordi che letteralmente i primi livelli di Zoe sono agghiaccianti e Syndra... Ehi, ti tira una Q! È un autoattacco, è una Q! Tra l'altro, il primo lume ha permesso a Zoe di prendere il livello 2 semplicemente dall'ondata di minion senza dover prendere il primo dell'ondata successiva. Nel frattempo Aro va per largo granchio, recupererà salute e mana. Tranquillo però, così, spottato però da un lume. Esatto, Mad Lions quindi hanno l'informazione su dove si trova Aro. Si sposterà adesso verso la giungla avversaria Mad Kongyue. Kongyue che qua va a prendere largo granchio. Figliolo, sei sopra un lume. Ma spostare quel largo granchio da un'altra parte. Vabbè, ma è successa la stessa cosa per Aro, voglio dire, non. In questo caso vedremo se Gragas riuscirà nell'invasione. Nel confronto. Nel frattempo Rei sta malmenando Liang sulla top lane. Te l'ho detto, Ornn può vincere il matchup se si gioca correttamente le sue carte. Già di suo. Se poi ha l'aiuto anche del jungler, è proprio ciaone, Cho'Gath. Con Yue e Aro si trovano nella giungla di Aro, viene preso da parte. Riuscirà a scappare? Germoglio di divinazione, spanciato attraverso il muro. Boia. Semplice. Di modi per fuggire ne ha. Con Yue
può fuggire. Kongyue, che ricordiamo, avendo rubato Sheila Mabeki nel parco del re, verrà impiccato con una corda d'oro. È un privilegio raro. Kay viene ingaggiato sulla corsia inferiore da parte di Leona, ancora una volta, che sta impostando priorità di corsia grazie al winning matchup tra i support. Sappiamo che ormai la corsia inferiore non viene più decisa dagli ADC. Il support decide chi dei due debba ingaggiare e chi dei due debba farmare in tranquillità e chi no. È normale che sia così, più che altro perché ormai tutti gli AD carry aggressivi, escludendo proprio Lucian, in competitivo non vengono giocati. Mai. No, ok. Proprio zero. Sono troppo pericolosi, sono troppo suscettibili a errori meccanici. Vuoi andare per il sicuro, vuoi andare per la giocata tranquilla. Da quando hanno rimesso lo snowball sotto controllo, è sempre stata una delle cose da Riot, quello di aver paura un po' dello snowball. Che, per carità, in competitivo, eh. In solo Q, nel frattempo, Lucian sta macinando la solo Q, ma quello è un altro discorso. È totalmente un altro discorso. Bella la comoda parte di Scout che colpisce un E-Boy. Electroshock che va a segno. Electroshock su Syndra contro Zoe. Zoe i primi livelli può fare ben poco. Zoe però nel frattempo si sta mantenendo competitiva per quanto riguarda il farm, pur sacrificando. Aro cerca di controbilanciare il furto della Mabeki avvenuto precedentemente nella sua giungla. Sfida con Kongyu, però arriva la bolla della nana da parte di Uniboy. Danni sono estremamente alti, arriva anche l'ustione. Flash difensivo da parte sua e va all'inseguimento Uniboy. First blood per i Mad. E ora Kongyu va per l'uccisione su Scout, costretto a flash difensivo anche lui perché Uniboy lo stava inseguendo. Kongyu comunque aiuta Uniboy nel clear della corsia centrale, utilizzata anche la purificazione appena raccolta per sfruttare la passiva del furto di incantesimi. Ingaggio da parte di Rakan, Kay, che vuole a tutti i costi negare l'ingaggio di Meiko. Corso superiore, Rei molto aggressivo su Liang, ma non ha ondate di minion, quindi non può permettersi di continuare l'aggressione su Cho'Gath. Vediamo adesso lo spostamento di Gragas sulla corsia inferiore. Kay continua ad ingaggiare, supporta il combat nei confronti di Meiko, ma niente da fare. Semplicemente fa perdere tempo a una Leona che adesso sarà lì con metà della barra della vita e niente mana. Uniboy, rivediamo l'intervento sfruttando non tanto la priorità, ma il fatto che la bolla della nanna sia un'abilità bella. E Aro, ahimè, per quanto possa provare a salvarsi, è contro Zoe. Il flash di Zoe fa danno, quello di Olaf no. Arriva poi il flash successivo di Uniboy, raccolto da terra quello che era quello di Aro. Intanto Ray trova un ingaggio su Liang, ancora una volta danni che vanno a segno. Aro sulla corsa superiore, questo potrebbe essere l'occasione per ingaggiare su di lui. Kongyu però è lì presente, devono stare attenti i Mad, perché se reagiscono troppo lenti potrebbe essere la vita di Liang che scompare da questa landa degli evocatori. Mi sa proprio di sì, arriva il predatore, ingaggio grazie alla ultimate di Ornn, perfetta la combo, e Liang morirà per mano di Aro. Capisci che cosa intendevo quando Cho'Gath è carne da macello? Cho'Gath però qui si è posizionato davvero male, troppo lontano da permettere a Gragas di intervenire. Addirittura sono arrivati i ping da parte degli ADG sui Krug, quindi avevano anche informazioni sulla presenza di Kongyu, ma come? L'animazione di rottura dei Krug è effettivamente visibile sulla mappa. E che rottura? Purtroppo sì, è così. È come quando colpisci il Baron con certe abilità, sì, tipo la ultimate di Lucian, praticamente il Baron si illumina. Non esatto. Vedi il Baron, ma vedi tipo attorno gli spari. Al Baron. Esatto, vedi l'aura attorno al Baron che si Laura? Sì. Chi è Laura? No, è Lorenzo. Ah. Andiamo qua, intanto in corsia inferiore, Cake prova ad ingaggiare, invece viene lui ingaggiato per mano di Meiko. Intanto Aro adesso felice di non aver solo regalato risorse al team nemico, ma di averne prese sulla corsia superiore. Sta permettendo a Ornn di avere una fase di corsia stabile. E questo è quanto per quanto riguarda Ornn. Deve solo farmare, avere i suoi oggetti, andando poi a giocarti team fight. Gli ADG hanno una composizione enorme per i team fight: Leona, Olaf, Ornn e Xayah. I controlli ad area sono infiniti. Per questo ho più fiducia nella team comp degli ADG. È molto meno prona a errori. Guarda qua la prevedibilità di questa Zoe. 1, 2, 3, distrutta in una. Meiko! Kongyu, che cosa sta facendo Kongyu? Invece trova l'uccisione. Ma che cosa? Cosa sono stati questi Mad? Assurdi. Kongyu che trova lo stun su Leona, che si stava tankando colpo su colpo di torre. Figliolo, usa la ulti. Ah, non ce l'ha. No, noi è a livello 5. Ah, ok, ora tutto ha molto più senso.
Meiko è, oltre al nome, anche l'inizio della frase che vorrei utilizzare per descrivere l'azione appena avvenuta in corsia centrale, però manteniamoci sul politically correct. Ingaggio discutibile da parte degli Edward Gaming, che sacrificano risorse sotto la struttura nemica. Guarda che azione da glioni. Qui Uniboy viene stordito dal potere dal disperdi il debole, arriva il potere senza limiti, arriva la spettralità, la pozione della corruzione. Qui Kyongyu fa un lavoro enorme. Uniboy decide di tornare indietro semplicemente perché non era giusto che non morisse qualcuno dei Mad in quel team, in quel fight, però Ok, Mad, che performance da parte di Kyongyu è in primis. Che fiesta però che è stata. Quella è stata davvero una clown fiesta. Vabbè, dai, neanche così grave come clown fiesta. Ho visto di peggio. Moba dive. Abbiamo visto. È stato un moba dive, dai. Ok, sì, quello sì. Più che altro Aro si aspettava garantito di prendere la kill su Zoe. Sì, con il potere senza limiti. Quando è rimasto rimasta con un HP, tutti erano tipo. Ma Aro bastava che attivasse la ultimate e l'avrebbe colpita di autoattacco. Vabbè. Ha aspettato così tanto per farlo. Sì. Cioè, ha subito il crowd control di Kyongyu. Ha visto Kyongyu e non ha tirato la ulti subito. Vabbè. Kyongyu comunque sta giocando una gran partita su Gragas finora, Sì. 100% di kill participation, mai morto. Sta outfarmando pesantemente il jungler nemico. Ogni volta sul campo dei lamabecchi, praticamente a spawn. Guarda lì, tutti quelli minori vengono rimossi semplicemente col barile potenziato e la gemma degli echi runici. E così avanti da poterselo permettere. Gran performance. Scout centrale. Più che altro scout che piazza una Q per controllare se lo stava facendo, mi ha fatto un po' ridere. Oh, guarda, Gragas, prenditi questi lamabecchi gratis. Oh, grazie, gentilissimo. Senti, voglio dire, sono educati gli DG. Sì. Comunque, 700 gol di vantaggio da parte dei Mad. Uniboy penso abbia utilizzato la Suprema per cercare di lastittare il minion sotto torre con la passiva, ma non c'è riuscito. Ok. Ray sulla corsia superiore va a zonare Liang dai servitori. E Ray sta giocando una fase di corsia Horn contro Cho'Gath enorme. Considerando inoltre che Cho'Gath ha il classico setup aggressivo con precisione secondaria e max di spine Vorpal. Ciò nonostante sta perdendo la lane contro Horn. Ray, bravo, bravo, bravo. Ray, ricordiamo essere l'ex top laner dei Cloud9. Adesso appunto non più presente nella loro lineup. Oh no. Direi che è molto più contento qua. Sarò io però, Beh, oddio, i Cloud9 anche loro sono qui adesso, Sì, ma come DG col seed cinese in una regione che non dico essere più competitiva di quella nordamericana, però è più competitiva di quella nordamericana. È la Cina. Vanno a prendere controllo della zona intorno al Drago della Montagna. Gli Edward Gaming vogliono sfruttare questo obiettivo dalla loro, anche perché, dato l'enorme potenziale da teamfight, cosa meglio di un drago per forzare i teamfight? Drago della Montagna sappiamo che non solo va a catalizzare la capacità di conquista sugli obiettivi, ma crea un importante scacco psicologico. Sapere che gli avversari sono più veloci di te a prendere gli obiettivi significa dover cercare il fight intorno agli obiettivi stessi. Fight che gli Edward Gaming vanno tendenzialmente a vincere, almeno al loro stato attuale di salute. DG adesso prendono controllo della visione attorno a questo fiume. Mad che non si possono permettere in alcun modo spostamenti verso questo lato della mappa. Più che altro perché Breeze è sempre sotto torre. Highboy sta tenendo sotto scacco la corsia inferiore con la pressione. Syndra uguale in corsia centrale. Mi dispiace solo una cosa. Prendetelo. Mi dispiace solo una cosa. Cosa? Che non ci sia Brom per gli Edward Gaming. Perché? Perché Brom, quando para la Suprema di Ezreal con l'indistruttibile, dice che è piacevole brezza. E sarebbe stato eccellente a livello tematico nei confronti di Breeze come tiratore che sta usando Ezreal. Occasioni sprecate. Ancora una volta occasioni sprecate. Ma non quella da parte degli EDG. Vedono che hanno pressione sulle entrambe le corsie. Il jungler è andato sul lato superiore della mappa. Raga, ma questo è un drago gratis? Sì. Spoiler, sì. Adesso corsia superiore, Ray ancora una volta forza l'ondata di minion sotto la torre nemica, però Liang è tranquillo, va a tankarli, tanto la sua passiva gli permetterà di guadagnare più HP di quelli che andrà a perdere. Aro, Argo granchio sul fiume superiore, Edward Gaming iniziano a giocare di macro. Si sono resi conto che le piccole schermaglie vedevano ogni volta favoriti i Mad e quindi rispondono di conseguenza cambiando piano di gioco.
decidono di adattarsi, decidono di evolversi. Mad in corsia centrale, hanno messo un po' di pressione mentre Scout stava facendo il blue buff gentilmente donato per mano di Aro. Scout tra l'altro sta vivendo di potenziamenti blu, va a rubarli nella giungla avversaria a cooldown per poi portarsi sui suoi. Quindi questo è anche uno dei motivi che sta permettendo a quella Syndra di avere un vantaggio in farm così pressante nei confronti di Zoe. Vantaggio concretizzato in un eco di Luden, mentre Zoe è ancora ferma al capitolo perduto della bacchetta della distruzione. Anche perché Zoe, per sopravvivere al burst, è dovuta andare per i gambali di Mercurio. Allora, tu cosa ne pensi di questo Ezreal con il guanto del gelo? Iceborne Gauntlet già acquistato da parte sua. Te l'ho detto, contro la composizione degli EDG secondo me è fondamentale. Perché andare a rallentare in ingresso campioni come Olaf, Leona, Ornn ne va a complicare di molto il posizionamento. Olaf di sicuro non ti utilizza il Ragnarok per bypassare il rallentamento di un guanto del gelo. Chiaro. Però complica. No. Arriva un punto in cui magari se continua a essere kaitato e sta per ingaggiare Ezreal. Se deve arrivare su Ezreal, deve arrivarci. Nel senso, lo so che è tautologico come affermazione. Però a volte devi ucciderlo quell'Ezreal. Se no non puoi chiuderla la partita. Questa affermazione non è necessariamente vera. Nel senso che Ezreal ha così poco potenziale in solitaria e così poco wave clear di per sé da poter vincere anche senza ucciderlo. Però stai parlando proprio di full macro game perfetto a tipo KD Roster ultimo game. Gli EDG stanno facendo quello, stanno impostando la condizione di vittoria sul macro game. Vanno a ruotare sulla corsia superiore, vanno a intercettare Ezreal, vanno a prendere pressione strutturale, vanno a... Oh, occhio, niente, la bolla della nana non connette. Anche se per un attimo Scout stava per fare un passo leggermente più lungo. Sì. Yue, corsia centrale, spacciata difensiva, arriva anche una piuma da parte di K. Un E-Boy che non può rispondere facilmente a quella che è la pressione di Scout. Normale, è un E-Boy, adesso ha ottenuto i suoi livelli, comincia ad avere la sua capacità wave clear, ma non è ancora sufficiente contro una Syndra con l'eco di Luden. Ray continua imperterrito contro Liang. Qui è Liang che sta giocando male intorno allo scudo del mantice. Sta tradando sullo scudo del mantice, cosa che permette a Ray di avere una tonnellata di danni percentuali e di attutire il trade nemico. Spine Vorpal contro scudo del mantice. Se utilizzati così, continua a vincere lo scudo del mantice. A mani basse. È proprio una... non è solo una questione di tempistiche, ma anche di... tempi di ricarica. Cho'Gath non ha cooldown reduction. Ray probabilmente ha la Cosmic Insight. Dall'ispirazione secondaria, dici? Non ha preso lo smaterializzatore, non ha i biscotti. Però o ha di tonico temporale, proprio è tonico temporale. Dici? Hai la pozione della corruzione. Ok. L'ispirazione sì, ormai ti serve solo per quello. Prendi l'ispirazione per il tonico temporale. Breeze? Vogliono ingaggiare su di lui? Arriva la ulti Leona in 3, 2, 1. Lama nello Zenith. Che brutta. La ulti è arrivata un po' tardi, ma penso che il dive se lo possano permettere. L'ha preso Aro di Ascia. Bro. Bro. Ma dai. Ma lasciagliela la kill. Sempre Aro Mifu, quest'ermo colle. E il jungler degli Edward Gaming si porta a rubare una kill di Ascia. Avrebbe potuto prenderla ai boy e snowballare da lì, ma no, serve ad Olaf. La kill su Olaf, ragazzi. Però è il tank, deve avere lui le risorse, no? Vabbè. Viene presa la torre, il che permette finalmente agli Edward Gaming di concretizzare il macro game verso il quale stavano cercando di optare. E 1000 gol di vantaggio questa Xayah contro Ezreal. Ok, tantissimi. First break appena ottenuto. Normale, considerato quello che è la cristomanzia che va a mitigare molto la differenza. Quello è vero, quello è vero, quello è vero, quello è vero. Comunque, il fatto che Ezreal abbia chiuso il guanto del gelo prima della Mana Mune mi fa pensare che voglio optare per una build a lacrima singola. Potrebbe non essere il massimo contro la compa avversaria. Rivediamo qui come si svolge l'azione. Meiko sente odore di kill, si porta in avanti su Breeze, utilizza la lama dello Zenith, ma la fiammata solare è pessima, non connette, connette però lascia di Olaf e la kill con essa. Che brutta. Perché la cannone è andato di entrata trionfale attraverso il muro? E flash, e scudo su Breeze. Allora, c'è un motivo molto preciso e te lo vado a spiegare subito. Aveva anche il guardiano. Ci spostiamo sulla corsia centrale dove Meiko adesso
Cerca di fare d'avanguardia sul fiume mentre Aro raccoglie un frutto mieloso, non connette su di lui. Il knock-up di Liang che non si sta dimostrando un grandissimo Cho'Gath finora. Ok, che comunque andrà a scalare e comunque andrà ad essere Cho'Gath. Però lane carente da parte sua. Una lane che potevano assolutamente investire più risorse a tenere sotto controllo con Giyu e con... Considerato quel vantaggio iniziale, il suo impatto è stato molto basso. Sì, quello sì. Evocato il messaggero della Landa sulla corsia centrale, adesso Edward Gaming vogliono concretizzare sulle strutture. Lo stun va su Liang, ma una, comunque una maschera abissale. Volevano solo allontanare gli avversari. Carica. Eccoli. E questa è la seconda torre. Adesso seconda carica, andrà a segno, non penso, Liang si sposta immediatamente. E invece sì, quei 1500 danni garantiti ci sono. Aia, questo è pesante. Questo è pesante perché significa che hanno praticamente massimizzato l'efficacia potenziale di quel messaggero. Occhio perché viene stordito, ok, e riesce ad allontanarsi. Per lui è tutto ok. Edward Gaming si spostano verso il drago della montagna. Per loro potrebbe virtualmente essere il secondo, il che va a portarli a voler premere ancora di più sul macro game, insistere sugli obiettivi e sulle strutture principalmente finora. Ora un po' l'ingaggio da parte quello che è Ray, trova il knock up su Breeze, poco da fare, il trasporto di Cho'Gath potrebbe cambiare tutto il ritmo della partita, l'equilibrio, no, niente da fare, sta tankando più persone, costretto a blast difensivo, ora K costretto alla fuga, Uniboy che intanto continua a provare a cercare bolle a Nanna, ne trova finalmente una, con Giyu, col barile esplosivo, Liang che va subito a banchettare su quelle che sono le povere ossa di una leona morente, con pochi HP, Scout e il resto degli EDG costretti alla fuga, Drago della Montagna che va in mano ai Mad. Leona ancora una volta mancata completamente la fiammata solare da parte sua, non riesce a insistere correttamente Meiko all'interno di questi ingaggi e se sprechi un'abilità importante come la suprema di Leona vuol dire che non stai giocando Leona. Letteralmente Leona c'è morta in quel fight, non ha fatto altro. Uniboy adesso grazie anche al buff appena ottenuto dal drago della montagna si porta verso la struttura e rivediamo l'azione. Meiko qui addirittura flash in avanti, connette la lama dello Zenith e continua a usare la fiammata solare su se stessa. Ti vuoi abbronzare? Perché non otterrai altro con quelle supreme. Liang da solo contro tutti, ma tanto è Cho'Gath e quindi tanka. Qui l'azione splendida arriva da parte di Kongyu che sta giocando un'azione, sta giocando una partita molto bella con Gragas. Ma è più che altro Gragas a continuare a dimostrarsi una powerhouse inarrestabile. Olaf viene sbalzato, non ho... tiene nulla con quel Ragnarok se non una rapida salvezza. Ah. Niente da fare. Non hanno alcun modo e forma per rispondere attualmente gli EDG. La pressione, per quanto il gold non sia in loro vantaggio, i Mad riescono a vincere questi team fight come nulla fosse. È la buona gestione dei controlli che hanno che li favorisce. Più che altro è... sono gli errori ogni volta a determinare team fight. Se prima abbiamo visto due team giocare, fare tutto bene e alla fine il team migliore ha vinto, qui ci sono due team che stanno sbagliando entrambi qualcosa durante ogni fight e la vittoria del fight arriva in mano a chi riesce a leggere meglio gli errori avversari. Syndra sta andando per il velo della Banshee con quel codex demoniaco e bacchetta della distruzione. Deve andare per forza di cose per almeno il velo della Banshee, non solo per mitigare i danni di Zoe ma, e di Gragas, visto che comunque ha messo molto molto bene, ma anche per rimuovere la possibilità di essere pescata fuori posizione da una bolla della Nanna. Intanto vedere il logo dei Samsung attraversare la mappa, considerando che ormai la cassata dei Samsung non è più denominata tale, lascia un po' di nostalgia. Aro sulla corsia inferiore, Liang era lì in zona, stava cercando di insistere considerando che la torre era stata conquistata precedentemente da parte di Uniboy, però nulla da fare per lui, semplicemente cerca di riconquistare farm, ma quei 20-30 minion Ray li conserva dall'inizio della partita e non sembra volerli cedere. Uniboy e Meiko adesso sulla corsia centrale, farm per Xayah, anche lei vuole scalare, completata la Muramana da parte di Ezreal. Potrebbe essere seconda goccia, siamo ancora in tempo volendo. Più che altro dovresti andarla a acquistare adesso, ora che ha completato la Muramana. Ricordiamo, non possono caricarsi due lacrime insieme, quindi devi prima completare un oggetto dipendente dalla lacrima e poi costruire la seconda. Lacrima della Dea per Ezreal sarebbe fondamentale. Predator attivato per mano di Olaf. Ok. Per la fuga. Meiko intanto tentativo di X-Flash attraverso il muro.
Sì. Per ingaggiare su Kongyue. Fare. Bolla della nana che va a segno su questa Xayah. Pessima la persona su cui... guarda quanta vita ha perso Eyeboy. Eyeboy si era già risvegliato, quindi la vita che vedi sottratta a lui è senza il proc della passiva della bolla della nanna. Ingaggio davvero centellinato male da parte degli EDG. Adesso Zoe si porta attraverso il muro con la sua suprema, il salto nel portale, vede che nessuno sta facendo il Baron e torna indietro tranquilla. Posizionato un lume di controllo su Uniboy. Immediatamente interrotto il richiamo base da parte di Kay grazie al disper di il debole di Syndra. Però gli Edward Gaming stanno solo cercando di risparmiare tempo, di permettere agli avversari di... penso vogliono organizzarsi intorno ai tempi di richiamo degli avversari. Adesso corsia inferiore, matchup tra i due tank, torna a essere visto Liang, che comunque nonostante quello che sono state le angherie subite durante la fase di corsia, guarda quante risorse ha, comunque i suoi 3000 HP. Non è messo male Cho'Gath, il suo lavoro poi potrà farlo. E Cho'Gath, voglio dire, farma e scala, farma e scala. Dall'altro lato Ornn non scala altrettanto bene, questo è il problema, perché le statistiche di Ornn sono relativamente basse in un'ottica di scaling difensivo per compensare quello che è l'aiuto importante che dà ai compagni di squadra, la possibilità di potenziare un oggetto a scelta. E dice che ovviamente, poco. Dati i campioni, sarà una corona della morte di Rabadon per Scout e un frammento incandescente per Eyeboy. Non solo, devi anche considerare il Locket of the Iron Solari, il medaglione di Solarifer ripotenziato. Sì, che se non sbaglio è tipo... l'unico oggetto di cui non ricordo il nome potenziato. Uniboy, adesso occhio. Arriva un'altra bolla della nanna, va a segno su Meiko, viene protetto. Che danni. Grazie a Breeze che colpisce un colpo mistico. Breeze sta giocando questa Ezreal molto bene. Arriva l'ingaggio a Khan, trovano il danno su Meiko, molto basso in vita. Arriva anche Righteous Glory da parte di Liang. No cap direi da... viene schivato per mano di Ray grazie al flash. Aro reingaggia, predatore vuole utilizzato. Reingaggiare, ma è pericoloso ingaggiare su Liang. Arriva un'altra bolla della nanna che permetterà ai membri di Med di zonarli. Guarda, viene giocato. Mamma, Gragas. Gragas sta letteralmente palleggiando gli Edward Gaming. Davvero, hanno giocato con quel povero Ray. Kongyu, partita eccellente da parte sua. Vero MVP della situazione. Mostruoso. E parlavamo di come il suo impatto non si sentisse fino ad ora. Bene, di nuovo, arriva un teamfight, una schermaglia, lo vince lui. Con un Gragas. È assurdo. Bolla della nanna che va a segno, lo stun c'è su Breeze. Danno che è molto basso. Ingaggia Kongyu di nuovo. Kongyu a questo giro, però mi sa che gliel'ho un po' gufata. Perché questa potrebbe essere la sua morte. Cronografo attivato, ma poco da fare. Aro troverà l'uccisione, lo stun di Syndra. Prendete quella torre! Quella torre mi ma sa che dai. L'hanno salvata. Oh, comunque. Ma dai! Oh, ragazzi. 8 HP. 8 HP, ebbene sì. Ezreal tira un auto-attacco, mannaggia te. Mamma mia! Questo è il potenziale di Zoe. Benvenuti a Zoe, signore e signori. Tanto Breeze va a prendere questa torre. Troverà il knock-up Ray. Arriva l'ingaggio con la ultima. Tu vuole ringaggiare. Trova il knock-up su Rakan. Non il migliore dei target. Bolla di nana che va a segno. I danni non sono altissimi. Anzi, tutt'altro. Decide di ritirarsi Med. Dicevo, questo è il potenziale di Zoe. Prende e basta una bolla della nanna. Trova una full combo con il bastone del vuoto, ricordiamo, sì. Non roba da poco. Con il bastone del vuoto puoi ignorare un avversario. Non ha resistenza magica, è solo un avversario da picchiare e da uccidere. 100-0. Mamma mia, davvero. Rivediamo l'azione. Qui Kongyu utilizza la sua Drunken Rage. No, purtroppo era già scaduta la riduzione danni della Drunken Rage. Ed erano anche scaduti i danni percentuali ad area. Ecco che cosa ha portato l'ingaggio del jungler del Mad Team ad andare a vuoto. Peccato. Dalla distanza Liang con pochissimi HP era stato stordito dal disper di il debole, ma non c'era possibilità di lockdown su di lui. Ezreal, buoni danni, alla fine concretizza lui sulla struttura. Per lui build da mid game, chiusa adesso la lama del re in rovina. Nel frattempo Zoe, ti mancava Zoe? A me no. Più che altro sai cosa? È difficile stare dietro al suo potenziale di uccisione, quindi ogni volta guardi e vedi una persona scomparire e dici: che cosa è successo? Servirebbe tipo una telecamera fissa, uno della regia che sta fisso su Zoe e basta. Guarda Zoe e dice: ok, sta per uccidere qualcuno. Al massimo cambiamo al volo. Sì, ma non hai risposto alla mia domanda. Ti mancava? Sono neutro in merito. Addirittura. Sai perché? Perché Zoe spesso e volentieri viene così sottovalutata la capacità meccanica che richiede come campione,
Raga, è stata nerfata a morte. Se la nerfano ancora diventa inutile. È situazionale, è difficile. Ok, tu vedi la combo. Oh mio Dio, ha one shotato. Sì, ma ha beccato due skill shot. I big damaggi. Ha beccato due skill shot. Il suo avversario non ha buildato, escludendo il bevero da Banshee. Poteva andare in calzare di Mercurio. Mercurio 3 avrebbero aiutato tantissimo contro Zoe. Nel frattempo scatta attraverso il muro da parte di K, di K, che niente, stava cercando di riconquistare visione all'interno della tana del barone Nashor, però viene subito ripiazzato un lume di controllo e adesso Aro andrà a rimuovere quell'avversario. Scout. È stato utilizzato il predatore da parte di Aro? Perché? Predatore da parte, okay, anche di Kongyue, giusto per essere simmetrico al suo avversario e per tenere traccia del cooldown, secondo me. Dici? No. Spero di no. Sto scherzando. Sarebbe buffo. Sto scherzando. Aro che tenta l'ingaggio. Kongyue rallentata. Arriva l'ingaggio da parte di Ornn. Invece no cap su una singola persona che è Liang, un tank. Guarda quanti controlli però sta subendo. È la, è il destino dei tank. Ti subisci 200.000 crowd control e muori. Ingaggio grazie a Uniboy che trova a bolla la nana su Meiko. I danni sono enormi. Kongyue va alla stittare. Adesso potrebbe esserci contro ingaggio perché Kei è pronto. Entrata trionfale. Bello! Persone morirà però per mano di A-Boy che continua a fare DPS. Grazie al tumulto di piume non è stato colpito. Scout ora ucciso per mano di Breezor. Arrivano i rallentamenti grazie a quello che è l'Iceborne Gauntlet. Continuano i colpi mistici a rallentare Kongyue che rallenta Aro. L'ingaggio su Rei è il focus totale. Lui potrebbe morirci. Uniboy, ultimo colpo di torre. No! Si salva Uniboy con un centinaio di HP. E considerando che questo ingaggio era partito da parte del jungler degli EDG, il team cinese qui se ne va con l'Aro in bocca. Perché sono stati... Oh! Che riflessi! Ha schivato la ulti di Ezio e la Q di Zoe! Ai boy! Oh boy, ai boy! Che cos'era? Che riflessi erano? Come, wow, l'hai visto? Wow! Io voglio vedere un replay di questa. Questa... Capisci perché io non posso non... Rivediamo, rivediamo l'azione. Qui Aro si porta in avanti, non aveva più il predatore, però la chiamata del dio della forgia permette agli EDG di ingaggiare. Ma ingaggiano su Liang, ingaggiano su un Cho'Gath che attutisce di tutto. Breeze nel frattempo stava farmando. Rei dal fianco cerca di tankare quanti più colpi mistici possibili. Meiko viene disintegrato da parte del barile esplosivo di Kongyue, che ancora una volta si dimostra un gran giocatore. Qui A-Boy ha fatto una masterata, secondo me. Non aveva visione. Dai però. Dai, che roba. Ha visto il salto nel portale. Ok, ma quello che avete visto l'avete visto a rallenti. La cosa richiedeva dei tempi di reazione disumani. Ha visto il salto nel portale, A-Boy. Allora è questo il potere dell'ultra istinto. Pazzesco. Davvero assurdo. I danni di Ezreal in quel teamfight. 8380 danni. Ho fatto più danni dietro a me. Aspetta. 3100, 2002, 5003, quindi 6600, 8800. No, ok. Ha fatto 400 danni in meno confronto tutto il team avversario. Beh, è la build da mid game, eh. Sì, questo è vero, assolutamente. Però, oh, molto rispetto per questo Ezreal. Tanta roba. Breeze sta giocando davvero bene. E va detto che anche da parte sua abbiamo visto dei giochi di gambe interessanti nelle fasi iniziali di partita. Molto equilibrati questi due team. Che bello vedere due team a questo livello. Comunque, adesso ci spostiamo sulla corsia inferiore, dove Liang inizia a diventare difficile distinguere le tacchette dei suoi HP. 1, 2, 3, 4.300 HP dovrebbe già aver accumulato dalla sua. Ha una cintura del gigante che però non ha concretizzato in una armatura di Warmog. Vuole prima completare la lastrapietra del Gargoyle. Giustamente, direi, considerando che la lastrapietra ti permette di one-shottare il tiratore nemico qualora tu dovessi entrare in range. Adesso spostiamoci verso la tana del barone, dove gli Edward Gaming continuano insistentemente a cercare visione. Ma il problema è che poi non cercano visione per forzare in fight intorno al Baron. Ingaggiano a caso. Quindi, vabbè. Potrebbero anche provare a ingaggiare in maniera più strutturata, ma... Dovrebbero più che potrebbero. Sì, dovrebbero, ma... Ricordati, i late game scaling degli EDG hanno Ornn. Avrai sempre 1000 gol di statistiche in più sul tuo team, arrivata alla fase finale della partita. Quanto odio per questo povero drago della nuvola che è stato ignorato. Hanno preso due draghi, quei due draghi della montagna. Bene, dal drago della nuvola in poi non l'hanno proprio più...
visto. Vabbè, voglio dire, ti importa così tanto di questi poveri draghi? Li vuoi così morti? Ti hanno fatto qualcosa di male? Ti hanno insultato? No. Ti hanno macchiato una delle tue giacche? È il drago della nuvola. Deve morire. Per forza. È il suo destino. In ogni caso. Ray sulla corsia inferiore continua a farmare. Ray ha giocato un Ornn eccellente. Non. Poco da il dire. Il punto, sai qual è? E quando adesso gli Edward Gaming, che si stanno spostando verso il terzo o quarto oggetto, inizieranno a prendere gli oggetti potenziati dalla forgia. Xayah è in una zona comoda per andare a potenziare il frammento d'infinito. È al quarto oggetto, quindi sì, assolutamente. Se lo può permettere. Syndra non ha nulla da potenziare, quindi questo per lei rallenterà un po' i tempi, perché dovrà prima completare il copricapo di Rabadon e solo dopo farlo diventare una corona della morte. Meiko si troverà tu per tu con Kongyu. Adesso e vanno per il barone. Vanno aggressivi su questo barone Nashor. Aro che va a rallentare sia Cake che Breeze. Danni subiti da parte sua. Mezza vita del barone che è già partita. Uniboy che intanto ha rassato Aro al punto di mandarla a mezza vita. Viene preso quello che è largo granchio. Med che semplicemente zonano gli avversari. Provano a inseguirli, ma poco utile. Anche perché adesso sono i Med ad avere priorità sul barone Nashor. Vanno a impostare visione nella metà campo nemica. Potrebbero chiudere su Ray. Ray addormentato. Gaggio, Breeze, trova il knock-up. No, invece è Ray a subire il knock-up da parte di Cho'Gath. Liang ora rallentato per mano di Aro. Invece no, ancora una volta. È Liang che rallenta. Capisci che Aro ha dovuto utilizzare il Ragnarok per allontanarsi dalle spine Vorpal. Cho'Gath, da quando hanno reworkato le spine Vorpal, è diventato così sbroccato. Ma non è che è sbroccato, no, è fatto apposta per gestire tank, è fatto apposta per gestire campioni di questo genere. Ha una laning phase leggermente difficile, ma poi arriva in questa fase della partita. Barone Nashor. Ed è lui il Barone Nashor con 5000 HP. Occhio, guarda Kay. Guarda Kay dal fianco, potrebbe permettersi un ingaggio. Il Barone Nashor continua a prendere danni per mano di Liang. Kay proprio se gli prudono le mani, lo posso vuole sentire. Vuole uccidere. Tre. Vuole ingaggiare. Due. Arriva dal fianco. È pronto. Uno. Arriva l'ingaggio. E ingaggia. No, non vuole ingaggiare. No. Kay, eccolo qua. Oh. Arriva il knock-up. Tumulto di piume difensivo. Intanto Leona va ad ingaggio su quel povero Gragas che viene finalmente ucciso. Ai boy, in killing spree. Bolla nana che va a segno sul Ray. Ma qui invece mancata. La Panther Star mancata del tutto. Breeze ora all'inseguimento di Ray. Vuole rallentarlo. Trova il primo rallentamento. Ai boy con i danni su Breeze. Potrebbero trovare l'uccisione su Ai boy. Invece non la trovano. Muore invece il top laner dei Med. Shutdown da parte di Uniboy. E attenzione però, perché adesso ci sono Ezreal alle Zoe che continuano ad inseguire. Coppia che non puoi mai sottovalutare, neanche se lasciata da sola, specialmente con un guanto del gelo in mano ad Ezreal. Niente da fare, si resetta la situazione. Nessun Barone Nashor verrà conquistato. Scambio di uccisioni e scambio di risorse sulla mappa. Ai boy ha flashato in avanti o sbaglio? Guardiamo l'azione. Allora, qui Mad Team si porta verso il Barone Nashor. Sanno di avere priorità grazie alla presenza di Cho'Gath. Cho'Gath però non ha dalla sua l'armatura di Warmog, quindi non sta rigenerando HP. Non è disponibile. Utilizzata la suprema da parte di Leona solo su Kongyu, ma tanto basta per uccidere il jungler della squadra avversaria. Uniboy si attarda un po' nel salto del portale e questo permette agli Edward Gaming di riportarsi in zona franca, fuori dal range della stella vagante dell'incarnazione del crepuscolo. Breeze aggredito, ma flasha in avanti. Cho'Gath che cerca il one shot con la lastrapietra. Non basta purtroppo per una manciata di HP. Vanno all'inseguimento, adesso è di nuovo Barone Nashor. Teletrasporto da parte di Liang per andare a aggredire. Uniboy utilizza uno dei flash trovati fuori dai minion. Vediamo se gli EDG riusciranno a combattere in questa fit del barone. Arriva l'ingaggio da parte di Ornn. Knock up. C'è su tre persone. Va a segno quel knock up. Kay però pronto contro ingaggio. E fuga. Viene sbalzato via Ray. Preso e ucciso per mano di Liang. Intanto la ultimate di Leona fa segno. Doppio su e Syndra trova due uccisioni. Ai boy ora vorrebbe continuare l'inseguimento, ma invece deve ritirarsi. Vogliono la pressione in corsa centrale. Andranno per la seconda torre in mid. Che bella partita finora, veramente. Due team che stanno lottando ad armi pari, se le stanno dando di santa ragione. Siamo alla 22esima uccisione, XD, obbligatorio in questo caso. E adesso gli Edward Gaming potrebbero insistere sulla struttura, invece vanno per il Baron. Baron, ok. Nashor. O forse vogliono entrambi. No,
La pressione è stata totalmente abbandonata in corso centrale. Vanno per il barone Nashor. Hanno la visione in mid. È pericolosa come situazione. Ok che Choker non ha il banchetto e quindi non potrà rubarlo, ma Kongyu è lì presente. Ha il flash, ha lo smite, arriva l'ingaggio. Parti Leona, Liang che trova il knock up sugli avversari per bloccarli. Uniboy da guarda i danni colossali. Ah, è un tank e prende questi danni. Capisci? Liang invece ha smesso di prendere danni. Solar Flare, va a segno. Uniboy bloccato. Utilizzate immediatamente il cronografo. Cho'Gath trova l'uccisione intanto su Aro. Arriva Rorn. Triple knock up. E questa è una double kill per questa Xayah che continua a colpire, colpire, colpire. Piuma su dopo Piuma. Shutdown! Sarà la kill per Syndra che non trova lo stun per un pixel su K. Breeze che continua a saltare grazie all'Arcane Shift. Non troveranno la fuga. Invece sì, anche K potrebbe salvarsi grazie alla Zia Guerra. Lo stun di Syndra va a segno. Breeze non bloccato perché non riesce a trovare il richiamo delle piume giusto in tempo. E qui volendo citare... Quanto è aggressivo! Oh mamma. Volendo citare Jay all'interno dei Men in Black, siamo tutti confusi, K. Perché questa azione si è protratta in maniera assurda da parte di entrambi. Fino all'ultimo era praticamente impossibile determinare chi dei due stesse vincendo il team, ma gli Edward Gaming sono stati molto più solidi. Il Mad Team sta perdendo la base per via dei Minion e questo sarà Barone Nashor garantito per loro. E questo fa capire quanto hanno pensato in maniera precisa e metodica, chirurgica, gli EDG. Hanno preparato l'ondata in corsa inferiore. Per non farlo notare gli avversari hanno ingaggiato immediatamente attorno al Barone Nashor e successivamente sono andati su Barone perché hanno vinto il fight. Guarda quanto... Anche top lane, guarda qua che ondata. Il setup potrebbe cadere. Il setup sulle side lane è quello che sta facendo tutto per gli Edward Gaming. La torre cade? No, no, penso, non c'è la Paddle che va a segno. Esatto. Ok. Rivediamo l'azione. Qui Meiko contro Liang, sfida tra tank, comunque con Leona che dalla sua alla finestra difensiva imposta dall'eclisse. Meiko va a attivare la Suprema, si lancia in avanti, ha dalla sua la convergenza di Zeke, gli attacchi base iniziano a rallentare da parte di Aiboy e ci sono i danni da Ustione. Grande double kill trovata dove la seconda arriva ai danni del jungler nemico, quindi smette di esserci il controllo sul barone Nashor, data anche la morte di Cho'Gath e l'assenza del banchetto. Banchetto utilizzato tra l'altro in quel fight per un tentativo di uccisione. Kay e Breeze cercano come possono di salvarsi, riescono a trovare la fuga, ma poco importa perché gli avversari trovano il barone Nashor, trovano le strutture, trovano la power play e adesso trovano la prima stabile gold lead di questa partita. Adesso attenzione in corsa centrale da parte dei membri degli EDG. Torre top è stata salvata per mano dei med precedentemente, visto che c'era rimasto il dubbio. Viene presa la bolla della nanna, subito vanno Aro e Rei a proteggere Scout. Giustamente non vuoi avere una Syndra bassa in vita. Hai voi prepara la pressione in corsia inferiore, mentre il resto degli EDG si sposta ora verso quella corsia. Horn si protegge con lo scudo. Arriva l'ingaggio. No, non vogliono ancora avvicinarsi. Liang, Righteous Glory da parte sua, potrebbe andare per ingaggio. Ingaggia Meiko. E invece Meiko a ingaggiare. Decide di utilizzare immediatamente la cargo di Stoneblade Liang, il che gli fa perdere un'importante risorsa per il prossimo teamfight. Ora, ancora una volta, accompagnano l'ondata di Minion verso questo inibitore. La pressione in corsa centrale non si farà ancora sentire da parte degli EDG. Rei trova un po' di danno, arriva un gaggio da parte di K. Aiboy col tumulto di più che va a bloccare tutti quanti. Si salva per un pelo, continua a fare DPS e sopravvive. Mamma uccidono mia. Aiboy, uccidono anche il povero Liang. E questa potrebbe essere partita. I Mad che non hanno più risposte, non hanno più modo per rispondere a questo assedio. E questa è una torre del Nexus, questa è la seconda. Il Nexus cade per mano degli EDG. La Cina vince il suo primo game a questo mondiale. GG EDG. Grande performance da parte loro, che riescono con la forza bruta ad avere la meglio all'interno del trade che li porta verso la vittoria. Bravi, bravi, bravi davvero. Poco non, da dire. È stata una bella partita da parte di entrambi. Da parte di entrambi. Memma dell'incoroneta. Da parte di entrambi è stata una grande, grande partita. No, da parte di entrambi è stata una grande partita e il livello è stato molto acceso fino all'ultimo, dove effettivamente aver sprecato la strapietra del Gargoyle ha impossibilitato Cho'Gath dal tankare abbastanza durante il fight. Inoltre non c'era il danno burst dato dal banchetto con la strapietra attiva. È venuto meno quasi tutto. E sei arrivato a un punto della partita in cui semplicemente non avevi modo per affrontare questi avversari. No. Non a questo modo. No, con un Aiboy che ti tirava fuori dei tumulti di piume a questa maniera. Grande, grande performance da parte sua all'interno dei teamfight.
Quello che abbiamo visto comunque è un iBoy che, parentesi, ha solo 18 anni il ragazzo, quindi giovanissimo. Il suo ingresso nel competitivo sembra promettere bene verso il futuro. Molto molto bene. Ha un futuro roseo di fronte a lui. EDG vittoriosi. No, te l'ho detto, non mi sorprende. Vittoriosi, ma in maniera più sporca di come prima abbiamo visto i KT Rollster. E va bene, da un lato tu puoi dirmi: erano i KT Rollster, è ovvio. Figliolo, primo seed coreano. Sì, sì, sì. Contro nulla da dire, nulla da dire, nulla da dire al riguardo. Però grande performance anche da parte del Mad Team. Bene. Solidi, hanno gestito tutta la fase di mid game molto molto bene, considerando anche che Liang stava giocando un Cho'Gath che ha avuto una pessima fase di corsia contro Ornn. Ornn ha giocato bene la fase di corsia, leggermente anonimo mid game, ma late game, l'evocazione del dio della forgia, faceva è un'abilità che da sola può fare la differenza. Senza considerare che Xayah si presentava all'interno dei teamfight con il frammento di infinito potenziato da parte di Ornn. Syndra non ha avuto neanche bisogno di completare il potenziamento del copricapo di Rabadon, è bastato il copricapo di Rabadon a sé. Una tonnellata di ability power bonus dato da quell'oggetto e shottava chiunque. Il problema della composizione dei Mad... ogni volta mi viene a dire Mad Lions perché sono abituato al European Master. Un problema della composizione del Mad Team che vediamo qui in sovrimpressione è che avevano una composizione d'assedio. Avevano una composizione con una ciccionissima frontline data da Cho'Gath, comunque un fulcro di disingaggio dato da Gragas. E Gragas qui era giocato con Gemma degli Echi Runici in build tank. Quindi è un Gragas che vuoi giocare per il disingaggio, non vuoi giocare per l'ingaggio e per il danno. E insieme a Rakan questo vuol dire giochiamo assedio. Giochiamo la classica team comp che vuole assediare le strutture, ma da un lato non hanno trovato abbastanza draghi della montagna per pressare questa cosa in modo decisivo. Dall'altro lato, questa tipologia di comp da assedio è succube di un fattore: il vantaggio sulla mappa. Quando tu con questa comp rimani in svantaggio sulla mappa, allora soffri davvero tanto. È impossibile gestirlo, perché comunque guarda quanti modi hanno effettivamente per ingaggiare. Sì. Come vai a controingaggiare contro quello che è la ultimate di Ornn? Ornn era sempre in posizione difensiva. Guardiamo. Rivediamo qua, l'azione in corsia centrale. Questo è stato il primo grave errore da parte degli EDG. O la prima grande azione da parte di Kongyu, perché onestamente qui il jungler del Mad Team ha fatto veramente una gran partita. Da 10 lode il suo Gragas, ma non è bastato. Non è bastato perché, appunto, si è schiantato contro i limiti fisici della composizione nella quale era stato draftato. Penso che Rakan forse era un po' fuori luogo come campione, perché Rakan ti vuole giocare teamfight, ok? E la composizione del Mad Team non voleva teamfightare. Nonostante Ezreal con la build da mid game stesse tirando fuori un danno da teamfight semplicemente enorme. Abbiamo visto in un singolo teamfight 8300 danni, in di cosa stiamo qua, parlando. È in questo fight proprio, esatto, che vediamo gli 8000 danni partire. E per quanto i Mad potessero trovare delle situazioni del genere favorevoli, ma erano dettate da errori degli EDG. Nel momento in cui gli EDG smettono di fare errori, hai visto come è cambiato, sì, tutta la partita? Sì, assolutamente. È proprio, sì, da un momento all'altro vedi gli EDG giocare puliti, tranquilli, a modo. Pazzeschi. Sì. Inoltre, parlando effettivamente di cosa la questa è stata letteralmente scripto smurfata, non so definirla altrimenti. Ma la cosa è che iBoy è camminato fino a là dopo che effettivamente hai visto passare Zoe. Lasciamo stare, guarda, quella è stato assurdo. Scriptatissima come azione. E il Mad Team ha provato a giocare anche intorno agli obiettivi con Cho'Gath, ma non è bastato perché Kay va ad ingaggiare, ma per l'appunto sei un Rakan. Sei un Rakan in un team dove gli avversari vogliono semplicemente ingaggiare, andare all-in, giocare i teamfight con Syndra, con Ornn, con Xayah. Mentre tu non volevi questo, tu volevi continuare ad arrassare gli avversari all'infinito, continuando a disingaggiare ogni volta. Per questo il guanto del gelo su Ezreal, perché ti serviva self-fill durante i fight. Sì, ma capisci che se nei fight arrivi a un punto in cui semplicemente gli avversari ti dominano. Guarda completamente qui. Non hanno abbastanza danno e non riescono a mettere a segno le skill shot, cosa che ha anche di per sé ridotto abbastanza l'output di danno di una composizione dipendente da quello. Arriva Meiko, qua il solar flare da parte di Meiko. Finalmente Meiko trova un buon ingaggio. Ha giocato una leona da 6,5-7, sì. non una gran leona. Le sue supreme sono per lo più andate a vuoto, ma non è quello il punto. Leona doveva solo saltare dentro e iniziare a tankare. Nel frattempo ci stavano pensando Xayah e Syndra a fare un DPS incessante. E parlando di Xayah e Syndra, il fatto che ci fosse un DPS fisico e magico così pressante da parte di due campioni diversi ha portato l'itemizzazione del Mad Team ad essere non ottimale.
Il setup sulle sidelane è un'altra cosa di cui dobbiamo andare a discutere, perché gli Edward Gaming da quel punto di vista hanno totalmente dominato. Qui errore di comunicazione, Kongi utilizza il barile esplosivo che sbalza Xayah dalla zona d'atterraggio della toccata e fuga di Rakan, così Xayah non viene ammaliata, il che è tematicamente anche inopportuno considerando che ad ingaggiare era il suo amato. E niente, da qui in poi Aiboy ha semplicemente giocato da solo il resto della partita. Più che altro perché hanno ucciso Zoe, hanno ucciso Cho'Gath, quindi hai tolto una front lane, hai tolto una fonte di danno. E anche questa era una delle mancanze da parte di Med. Il danno erano letteralmente Zoe ed Ezreal, basta. Ma ci sta quando vuoi giocare una composizione da Rass. Anche perché una composizione da Rass vuole il disingaggio di Gragas. Sì. Ma quella composizione da Rass, o tu me la giochi 4-1, così hai sempre pressione sulle sidelane, okay, e hai un fulcro a 4 che va a ingaggiare aggressivo. E quindi mi dovevi prendere qualcosa sulla corsia superiore come Camille, come Irelia, campioni che ti possono gestire, Ornn. Ma Camille era stata bannata dal Mad Team stesso. Irelia era stata rimossa. Prendi Fiora che è stata buffata. Appunto, è stata buffata proprio per questo motivo, per poter gestire dei tank in corsia laterale. E invece ciò non è successo. Giochi Cho'Gath, build di Gragas AP per le fasi iniziali e tank subito dopo, e quello va bene perché abbiamo visto che Gragas ha outfarmato pressantemente Olaf, impedendone molte impostazioni offensive. Ma non è bastato perché i Mad Lions hanno draftato pezzi di diverse team comp e hanno cercato di farli funzionare, mentre dall'altro lato avevi una team comp che urlava teamfight. Leona e Ornn come strumenti di controllo d'area, Xayah e Syndra come strumenti di sia danno, di controllo d'area che di danno. Di danno ad area e danno anche singolo bersaglio. Signore e signori, noi ci prendiamo una veloce pausa, ci rivediamo fra poco per il terzo.